visto che vi riporto un attimo al calcio, al giorno d'oggi, visto che la Lazio è stata eliminata, signori, c'è il nuovo, il mondiale per club, quello che si giocherà il prossimo anno, vede una sfida diretta. La Lazio ormai è fuori, Vitale, giusto? La Lazio non è mai stata in corsa, perché avrebbe dovuto vincere la Champions per qualificarsi. Diciamo che era un'impresa abbastanza utopistica. Il titolo di Tutto Sport è una lotta a due, Napoli-Juventus. Il Milan ci va. Scusami, ma aspetta, adesso ci andiamo sul Rain, facciamo una alla volta. Perché metti a fare l'idea della Lazio fuori? La Lazio c'è mai stata. Allora, sfida tra Juve e Napoli, signori, dipende, giusto? Sì. Tra... Allora, praticamente funziona così. Il Napoli col Barcellona? Sì. No, deve vincere. Il Napoli deve vincere. Sempre il top. Anche se sulla questione droga mi trovo d'accordo con Sciscione. Farsi le canne. Va bene. È giusto, apriremo e faremo un dibattito su questo. Grazie, Chuck. Prego, Don. No, ti stavo dicendo praticamente che il Napoli. Adesso è avanti la Juve. Sì, siccome contano anche le vittorie, eccetera, il Napoli dovrebbe passare contro il Napoli e vincere. Il Barcellona. Contro il Barcellona. E vincere, se non sbaglio, una partita. Vince due partite il Napoli. Esatto, deve vincere la prossima. Deve vincere una delle prossime due partite, se passa. Prima che mi dimentico, Triplete Podcast, non vi trovo più su Instagram. Se mi potete scrivere, che ogni tanto vi vorrei invitare, anche se fate schifo, però non vi trovo più. Allora, una settimana, ragazzi, non sono riuscito a organizzarla questa qua perché non riuscivano loro. Mentre, allora, quindi Juve davanti e si attende Napoli, mentre il ranking com'è cambiato, Don? Allora, lo stavi facendo. Sì, il ranking aggiornato a ieri sera non è cambiato molto, perché effettivamente l'Italia le prime due, l'Italia e la Germania sono prime. C'è da vedere l'Inghilterra, la Francia è un pochino indietro, la Spagna molto indietro, comunque l'Inghilterra, che ha più squadre degli altri ovviamente in Europa. Ma sai che ne ha poche invece? In poche in Champions, in Europa però c'è il Liverpool, c'è il Brighton. Ragazzi, ma per quanto riguarda la Germania c'è un rischio molto concreto, secondo me, di cui ancora nessuno sta parlando, che il Leverkusen, chiaramente poi se la dovrà giocare con il Liverpool, è la squadra maggiormente accreditata a vincere l'Europa League, se non altro perché comunque sul stiamo parlando della terza. E il Bayern Monaco, occhio, perché il Bayern Monaco, nonostante i problemi con Tuchel, poi secondo me può arrivare fino in fondo, perché... Raga, vi faccio una domanda, voglio sapere se sapete questa cosa qua. Se dovesse arrivare questo scenario, che non mi sembra neanche assurdo. No, non è assurdo. Diciamo che vi faccio un riassunto, aspetta. Brighton e Roma si scontreranno e da lì, diciamo, più o meno si tireranno le somme. Allora, però io vi dico, Napoli e Roma eliminate, ok? Vi dico, Napoli e Roma eliminate, avanti Milan e Atalanta. Leverkusen, Liverpool e Bayern Monaco arrivano almeno tra le prime quattro della Champions, dell'Europa League. Diventano Germania e Inghilterra primo e secondo? No, ma bisogna vedere Manfred, bisogna vedere che cosa fanno anche le altre, perché la Germania ad esempio ha il Friburgo, ha Lipsia. Che sono squadre che possono uscire, perché il Friburgo gioca contro il West Ham, il Lipsia credo in Champions possa uscire con il Real Madrid, probabilmente uscirà oggi, quindi uscirà, e quindi hanno due squadre in meno. Noi abbiamo un vantaggio importante sull'Inghilterra, che è di quasi due punti. Quindi sì, bisogna stare attenti alla Germania anche. Ma tradotto praticamente dipende tutto dalla Roma. L'ago della bilancia sarà la sfida. Roma-Brighton sarà una partita molto importante. Ai, Sciscione. Che cazzo mi frega, ma magari perché Quinto non ci può più arrivare, Sciscione, perché Quinto non ci può più arrivare. Si esprima invece di pensare alle sue minchiate, prego. Stavo guardando proprio la sfida tra Friburgo e West Ham, provando a capire come possono fare le tedesche nei nelle competizioni restanti, e auguriamoci che il West Ham faccia un percorso simile a quello dello scorso anno per buttare fuori
Il Friburgo e il Leverkusen però sarà sicuramente difficile da battere, imbattuti in ogni competizione, una media di 3 gol a partita. La vedo difficile che non arrivi in Beh, col fondo. Nizza hanno rischiato, Ma col Nizza hanno il rischiato. West Ham in Europa, ragazzi, è forte perché a parte la Conference vinta l'anno scorso, l'anno prima hanno fatto anche la semifinale di Europa League, quindi insomma Sì, in erano Europa, in altra mucca, giovanissimi. gli Hammers. Hanno sviluppato una cultura europea. Bene, bene, bene. No, vi faccio vedere un Un po' di pronostico. pronostici di Sandro. Estate, siamo ai primi di agosto. Pronostico su chi Grandissimo. arriva davanti. Tra Milan e Inter, Milan. Tra Roma e Lazio, Lazio. Tra Fiorentina e No, dai, Atalanta, questa presa. Fiorentina. Siamo ai primi di agosto. Molto bene, dell'estate. molto bene, Sandro, molto bene. Raga, ma visto che c'è anche il mitologico che è un grandissimo esperto della Ammazza. Francia, ma come avete visto ieri il PSG? È una candidata alla vittoria, secondo voi? Per me no. È mutato. Sì, molto bene, sì, sì, perfetto. bravissimo, Alla Milano. grande, alla Mito, grande. mito, Sì, non però. che sia un peccato, ma non Eccezionale. l'abbiamo sentita. Può essere. Manfred, ti posso dire una cosa al mitologico? Posso dire una Dica. cosa? No, nel senso, siccome ci avevano spiegato che il girone dell'Inter era il più difficile del mondo, addirittura era più difficile di quello del Milan, come mai la Real Sociedad è uscita subito? Prima cosa non l'ho detto io, e seconda cosa No, hanno beccato il Real. chiedo. No, seconda cosa il Paris Saint-Germain ha beccato il Real Sociedad che gli mancavano un sacco di titolari. Era, l'ha beccato in un periodo nero semplicemente, perché all'andata il Real Sociedad il primo tempo ha fatto la partita, amico mio. E tu la partita non l'hai vista, io l'ho vista, dico, all'andata il Real Sociedad ha rotto il culo al Paris Saint-Germain. Poi il secondo tempo è andato come doveva andare. Però ti dico che il Sociedad, se non gli mancavano determinati giocatori, non avrebbe giocato molto meglio, amico mio. Perché il Paris Saint-Germain era il Milan e mi dicevano che era un girone facile, no? Quello di Paris Mancava Saint-Germain. soprattutto Ma Yarzabal, però ragazzi, poi la differenza in queste competizioni l'abbiamo visto anche ieri con la Lazio, la fanno soprattutto i singoli, perché poi nulla ci poteva far auspicare che la Real Sociedad facesse fuori il Paris Saint-Germain, con tutto che è una squadra che ha delle problematiche, il Paris, però poi alla fine Mbappé ha giocato e ha fatto anche la differenza, nonostante questa frattura interna che c'è tra lui e Luis Enrique. Mito che stava No, dicendo sul PSG, no, perdonami. io sto dicendo che qui in Francia ci Ragazzi, io credono. vado. Ho l'embargo. Ciao Buon Augusto, viaggio, ciao, buon viaggio. Simone. L'aspettiamo in Ciao, Italia. L'aspettiamo in Italia. Buon viaggio. ciao. Ciao, buon viaggio. Ciao, ciao. No, allora, qui in Francia ci credono al PSG che possa andare avanti. All'inizio erano scettici. Dopo la vittoria con il Real Sociedad, tutto il resto ci credono al Paris Saint-Germain che possa. Addirittura in effetti di voglio ai quarti, se passiamo, dicono che possono battere perfino l'Inter. Quindi Mecenati, meno scusami, 50 senso proprio. mitologico, posso farti Prego, una domanda? Levi, prego. Sì, Hai dimmi. detto qui in Francia, vuoi dire, cioè, te abiti in Francia? Certo, abita a Sì. Parigi. Ah, non lo sapevo. L'ho cacciato. È uno. No, però, Matre, No, siccome vabbè, dai. la seconda del girone del Milan ha eliminato la Dai, prima gli del volevo girone giusto parlare un po' in dell'Inter. francese. Dire che il Milan era abbastanza difficile, Allora, 30 secondi per parlare francese, prego. J'avais aucune idée que tu étais français. Mais vraiment, en France, ils croient que Paris peut gagner la Ligue des Champions? J'ai pas dit qu'il croit qu'il peut gagner la Ligue des Champions, mais il croit qu'il peut arriver en demi-finale ou en finale. C'est ça. Ça me semblerait déjà beaucoup, Molto franchement. bello, molto bello. Sono quasi eccitato. Rémi. Non è Sì. l'intelligenza artificiale, però. Va a fare il keynote. Allora, non sono un esperto di dialetti del sud, però penso di aver capito a grandi linee cosa significhi. No, somiglia un po', somiglia. Nico, ma hai visto, ma lo chiedo a tutti, che il Bayern Monaco ha messo nel mirino Theo Hernandez? Sì, ho visto. È fattibile? Ma anche Mignan dicono, Cosa? Anche Mignan dicono. Ah, cioè, l'anno prossimo si chiama Bayern Milan.
Ma anche perché Neuer non è che è eterno, ragazzi, quindi prima o poi il portiere lo dovranno cambiare. Neuer va per il 39 anni. Occhio, perché secondo me, se il Bayern Monaco allora vuole prendere Theo Emmanuel, la situazione è questa, Manfred. Davis ha chiesto un rinnovo del contratto a 20 milioni di euro all'anno. Il Bayern Monaco si è opposto, quindi potrebbe partire per il Real Madrid e farebbe una squadra mostruosa, e in quel caso si butterebbero sotto Hernandez, che non so quanto prende al Milan. Prende 4-5, quanto prende? Quindi andrebbe... appena rinnovato il contratto due anni fa, più o meno prende 4,5. Però ha chiesto più o meno l'ingaggio del fratello, che il Milan non potrà mai dargli. Credo il fratello a Parigi prenda sui 9-10 milioni di euro. Avanti i mecenati, meno 55. Vabbè, se va glieli danno, ragazzi. Se va glieli danno. Scusate, quanto vale secondo voi? Ecco, questa è una buona domanda. Secondo me Theo ha un valore quasi inestimabile, in quanto c'è veramente una penuria di terzini di altissimo livello in giro per il mondo. Mi vengono in mente i due del Leverkusen, ma oltre a loro Theo è veramente un campione. Dunque, come si fa a valutarlo correttamente? Ma ti riferivi a Frimpong e Grimaldo, però vabbè, quella è... Cioè, Frimpong, cioè Grimaldo lo mette a livello di Theo Hernandez? Beh, solo per performance questa stagione... allora Di Marco quanto vale, scusa? Di Marco è un altro, invece, che è di altissimo livello. Stiamo parlando di... Tu ti sei dimenticato di Davis, Robertson... Robertson ormai è tramontato... Però non sono molti. Vitale. No, io provo a farti una quotazione mia rapportata a tutta una serie di cose, vale a dire età, rendimento nell'ultimo anno. Età 26, quindi di conseguenza io credo che possa valere intorno ai 55-60 milioni. Poi magari si può trattare anche sulla cinquantina di milioni, non di più. Anche se poi il fratello, proprio dal Bayern Monaco, quando ci andò prima di andare al Paris Saint-Germain, era stato pagato addirittura un'80 di milioni all'Atletico Madrid, però milioni. Insomma lì Nico? È diverso perché era giovane. No, beh, ma io credo che Theo Hernandez valga... c'è da fare un discorso a parte, che è quello del contratto, che scade, se non sbaglio, nel 2026, quindi la scadenza non è così lontana, e quindi c'è un problema anche di scadenza. Io credo che Theo Hernandez valga meno 70-75 milioni di euro. Il Milan non credo lo ceda per meno soldi. È il terzino sinistro al momento. No, sta per dire qualcosa. Pensavo l'aveste tolto. Prego. Stava per dire qualcosa di etico. C'è stato un qualcosa, è successo. No, dicevo, non so dove siete rimasti, ho detto che secondo me vale almeno 70-75 milioni di euro, nonostante la scadenza del contratto, che è nel 2026. È il miglior terzino sinistro che c'è in questo momento in Europa, quindi... Cosa? Il Milan penso lo valuti così. Come mito? Davis, ce lo dimentichiamo. Davis è stato fatto una finale di un mondiale, però... Davis non ha fatto una finale di mondiale, a parte che nella Francia col Canada la vede dura, ma soprattutto ti voglio dire questa cosa qui: in realtà Theo Hernandez è il panchinaro del fratello di base, se proprio vogliamo dirla tutta. Però sono due ruoli diversi, questo è un metro di misura che è mito, però questo è un metro di misura che non ci può stare, perché poi abbiamo visto tanti fuoriclasse che magari non andavano d'accordo con l'allenatore, in nazionale non hanno avuto lo stesso successo che nei club. Nico ha ragione quando parla praticamente di magari del miglior terzino su piazza, quantomeno in Italia. Però poi, dicevo, ci sono tutta una serie di fattori. 70 milioni allo stato attuale, no, ma che non ci vale, anche perché i club stranieri non sono stupidi, soprattutto poi quando c'è una trattativa sull'asse italiano, tendono tutti a giocare al ribasso. Ma scusatemi, io dico una cosa, mi è venuto in mente sta cosa: il Milan non ha nelle mire Zirkzee, che il Bayern Monaco potrebbe riprendersi dal Bologna e buttare in mezzo a questo affare. Tra l'altro, Manfred, ho fatto una storia molto molto bella sul mio profilo Instagram, dove dicevo questa cosa di Zirkzee: quale giocatore potrebbe cedere il Milan al Bayern Monaco, perché ha il diritto di recompra in esclusiva al Bayern dal Bologna a 40 milioni di euro, che per il Bayern non sono tantissimi e credo che lo possa sfruttare.
E poi potrebbe girare il giocatore al Milan, più soldi chiaramente, per uno tra Theo Hernandez e Maignan. Questa sarebbe un po' la strategia. Com'era, di Pavarese. Com'era la storia? Gyorkes. Molto, molto bello. Ma ragazzi, ma vi volevo fare una domanda su Gyorkes. Vale a dire, perché poi avete detto tutte cose giuste, Nico ha detto cose giuste, ma io non credo che da parte sua ci sia una reale volontà di tornare al Bayern Monaco, anche se poi loro hanno il diritto di ricompra, perché con Kane poi ci sarebbero anche problemi a giocare. No, ma sarebbe da rivendere poi. Io credo che poi sia più orientato verso il Milan. Scusa Francesco, ti dico questa cosa, il Bayern Monaco la ricompra in esclusiva, solo loro ce l'hanno a 40 milioni, le altre squadre invece non hanno questo diritto di ricompra in esclusiva. Il Bayern penso che 40 milioni di euro non siano tantissimi, una squadra come il Bayern. Sì, Monaco. Ma io infatti questo ti capito e ti do ragione, però quello che dico è perché noi magari tante volte ci dimentichiamo di un aspetto fondamentale, la volontà del giocatore, perché poi le carriere vanno fatte per step. Bologna, magari Milan e poi magari un giorno sarà anche da Bayern Monaco, perché non credo che lui oggi, per quanto abbia fatto benissimo ed è un mio pallino, e abbia la volontà di ritornare al Bayern, perché magari al Bayern con Kane davanti avrebbe problemi. Occhio ragazzi, occhio, perché il Milan a brevissimo potrebbe non avere più problema di soldi, perché il Milan sta per passare al fondo saudita PIF. Siamo tornati ricchi, signore, siamo tornati. Oh mio Dio, magari torna anche Paolo Maldini, magari. Allora, io vi dico una cosa che ho preso per il Milan, vi dico o vi faccio vedere? Boh, non lo so, non può dircela se l'ha presa. Sembra più la seconda, sì. Olè. Quest'anno, se capita, voglio arrivare pronto, vestito da arabo anch'io, Il sogno è alto. Vediamo. L'ho appena ordinata quando ho letto la notizia su Amazon, per dire. Devo ancora capire allora, come si mette, però uno lo chiamerò Andy. Il fondo saudita PIF ha messo gli occhi sul Milan, sono due le ipotesi per l'ingresso nel club, è una notizia del Sole 24 Ore. Le proposte sul tavolo sono due: fornire i fondi necessari a Red Bird per rimborsare il vendor one, oppure sviluppare una partnership più ampia con la proprietà statunitense. Negoziati in corso, deadline a fine marzo. È fatta! È fatta! Milan agli arabi!